Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, dove oggi andiamo a parlare di armi, combattimento e abilità delle varie armi, perché ovviamente bisogna comprendere appieno questa struttura di gioco prima di poterci spostare verso il prossimo video, che sarà il video build, dove consiglierò praticamente tutte le armi migliori da cercare ai vari personaggi, e poi ancora una volta ci sposteremo invece sulla battaglia vera e propria, dove vi farò vedere la battaglia e vi spiegherò tutto il menu e praticamente tutto quello che si vede all'interno delle battaglie. Ma prima di fare tutto ciò, concentriamoci un attimo e, come potete vedere, vi ho preparato praticamente una slide, anzi vi ho preparato due slide, dove ci sono tutte le informazioni chiave che vi interessano sapere, in modo tale che se la volete salvare, la volete condividere o comunque volete fare in modo di, non lo so, anche permettere al canale comunque di crescere, potete tranquillamente condividere il mio lavoro. Per quanto riguarda armi e combattimenti, che cosa dobbiamo dire? Che in Ever Crisis si potranno utilizzare tre personaggi per ogni party, quindi anche come Dissidia per Omnia, in questo caso abbiamo tre membri del party per ogni squadra che andremo a formare. E inoltre, a differenza di altri giochi, si avrà un tempo predefinito per completare ogni stage, quindi ci saranno comunque dei livelli che avranno un limite di tempo per essere completati. Infatti alcuni, diciamo, dei giocatori della beta, non dico che si sono lamentati, ma hanno avuto qualche cosa da ridire, perché alcuni di questi stage venivano praticamente impostati come dei DPS check, quindi tu praticamente dovevi necessariamente rushare, fare danni a prescindere e cercare di completare l'evento il prima possibile. Completare ogni stage ovviamente consumerà la stamina, perché in gioco purtroppo si avrà la stamina in Ever Crisis, quindi ogni stage avrà un consumo di stamina, però non vi preoccupate, perché qualora si dovesse perdere lo stage e quindi non si riuscisse in un modo o nell'altro a superare lo stage, avremo praticamente un consumo di una sola stamina, quindi non perderemo tutta la stamina utilizzata per lo stage. Come se ad esempio uno stage costa 10 stamina, noi ne utilizziamo 10 se completiamo l'evento, se non lo completiamo ne sprechiamo una soltanto, quindi possiamo tornare indietro e magari poi andare a potenziare i nostri personaggi e fare tutto quello che ci interessa. Infatti ho messo tra parentesi in modo da poter riprovare in seguito. Altra cosa importante da sottolineare su Final Fantasy VII Ever Crisis è che tutti i personaggi saranno reclutabili gratuitamente, quindi non ci sarà possibilità di missare personaggi, perché in un modo o nell'altro potranno essere inseriti all'interno comunque del nostro roster, però il sistema gacha, quindi tutto ciò che riguarderà il pullare e quindi il sistema gacha, comprenderà solo ed esclusivamente le armi e i costumi, che poi vedremo più nel dettaglio quando tratteremo l'argomentazione gacha, per chiudere ovviamente tutta questa carrellata di video. Diciamo un po', esatto, che poi ho messo tra parentesi un po' come Opera Omnia. Ogni personaggio possiederà circa 7-10 armi. Questo perché? Perché ovviamente ogni personaggio, in base all'arma che andrà ad equipaggiare, avrà la possibilità di sbloccare diverse abilità, ed è qui che ci colleghiamo poi al discorso che andremo a fare successivamente. Le armi che si potranno equipaggiare all'interno del gioco saranno un'arma primaria, un'arma secondaria e altre tre che saranno chiamate le sub-weapon, o comunque le armi accessorio, se vogliamo dirlo in italiano. Le varie statistiche poi delle armi e le abilità ad esse associate varieranno in base allo slot di equipaggiamento delle stesse. Che cosa vuol dire questo? Se guardate in basso a destra vi ho lasciato una tabella che ho trovato all'interno del Reddit, dove si parlava ovviamente di Final Fantasy VII Ever Crisis, dove viene spiegato abbastanza bene come appunto vengono sia classificate e identificate le armi all'interno del gioco. Infatti quello che vedete sulla sinistra, ovvero Weapon Inheritance, sarebbe a dire appunto ciò che le nostre armi riescono a fare di base. Infatti abbiamo
inizialmente la Core Ability, perché appunto quella C puntata sta per Core Ability, che per tradurla meglio, la Core Ability sarebbe l'abilità principale dell'arma, come vedremo comunque nella slide successiva. Mentre invece successivamente abbiamo Inherit, P-Attack, M-Attack, Heal, che sarebbero appunto attacco fisico, attacco magico e cura, che vengono comunque considerate come tre statistiche differenti, e poi Inherit R Ability Stats, che sarebbero appunto la R puntata sta per Reinforcement, quindi le nostre armi avranno in generale all'interno del gioco un'abilità primaria, delle statistiche di attacco fisico, attacco magico in base alla tipologia di arma, e poi successivamente avranno ben due reinforcement stat che solitamente ci consentono di aumentare le nostre statistiche in più, quindi ci consentono comunque di avere dei boost per quanto riguarda attacco, attacco magico, cure, eccetera eccetera. Per quanto riguarda l'equipaggiamento, quindi ogni qualvolta noi equipaggeremo un'arma, che cosa dovremmo tenere a mente? Dovremmo tenere a mente che l'arma primaria, quindi l'arma che ovviamente equipaggerà il nostro personaggio, permetterà di sbloccare il Core Ability. Infatti, come potete vedere, c'è Primary con scritto Yes per quanto riguarda Core Ability, 100% per quanto riguarda le statistiche di attacco fisico, attacco magico e heal, quindi la cifra che noi vedremo su schermo sarà esattamente la cifra che noi andremo a potenziare, per esempio più 500 attacco fisico, quindi il nostro personaggio otterrà 500 punti in attacco fisico, e poi anche le ability stats vengono comunque considerate al 100%, quindi l'arma primaria, praticamente tutto ciò che leggiamo e tutto ciò che vediamo dell'arma primaria sarà equipaggiato automaticamente al personaggio, quindi core ability, che è l'abilità di per sé, le statistiche più il rinforzo delle statistiche, tutto al 100%. Mentre invece nell'arma secondaria che cosa c'è? L'arma secondaria permetterà di sbloccare anche in questo caso la Core Ability, quindi avremo la possibilità comunque di sbloccare un'altra abilità grazie all'arma secondaria. Ecco perché sono importanti armi primarie e secondarie più di tutte, proprio perché ci consentono di sbloccare le abilità che ci permetteranno di buildare nel modo migliore i nostri personaggi. Però al tempo stesso che cosa succede? Succede che le statistiche e le reinforcement ability varranno solo al 50%, quindi non sarà un full diciamo stats come nelle armi primarie, ma sarà solo un 50%. Vi faccio un altro esempio banale: se la nostra arma primaria in questo caso aumenta i 500 di attacco fisico, impostarla come arma secondaria aumenterà solo 250, quindi praticamente la metà. Mentre invece per quanto riguarda le armi accessorio o le armi o le sub armi, le sub weapon come vengono chiamate in gioco, praticamente non daranno nulla se non un potenziamento alle nostre statistiche del 50%, quindi sono anche importanti le sub weapon, però ricordiamoci sempre che arma primaria e secondaria saranno sicuramente il fulcro di tutte le build dei nostri personaggi, perché cambieranno le abilità, cambieranno le skill, cambieranno le stats eccetera eccetera, quindi potremo letteralmente buildare i nostri personaggi. Ma se guardiamo con più attenzione questa seconda slide, che per l'appunto spiega un po' meglio effettivamente il funzionamento di armi e abilità, che cosa ho voluto mettere? Ho voluto mettere che ogni arma all'interno del gioco possiederà una capacità in ATB, ovvero le barre di combattimento, perché il combattimento all'interno di Final Fantasy VII Ever Crisis sarà un pochettino, se vogliamo prendere in considerazione un altro capitolo della serie, Final Fantasy XIII. Infatti avremo praticamente i nostri personaggi che effettueranno gli attacchi fisici automaticamente, e poi le nostre barre ATB che si caricheranno puntualmente, ovviamente in maniera autonoma, ci consentiranno di utilizzare diverse abilità in base alle abilità BT. Quindi avremo diverse abilità che consumeranno dalle 2 alle 3 o 4 addirittura barre ATB. E man mano che si ricaricheranno le barre noi potremo sfruttare le abilità, mentre invece tutti gli attacchi diciamo fisici, gli attacchi normali, verranno fatti automaticamente, quindi saranno comunque impostati automaticamente. L'abilità principale, un'abilità principale chiamata Core Ability, quindi ogni arma praticamente possiede una capacità in ATB, quindi vi posso dire un'arma per esempio vi permette di aumentare la vostra barra ATB di 4, e inoltre vi consente di sbloccare come arma primaria una Core Ability, quindi la C puntata Ability che abbiamo visto poco fa si trattava appunto Core Ability.
che solitamente è collegata ad un attacco in gioco, e due reinforcement ability. Infatti la core ability solitamente è un'abilità che possiamo sbloccare in gioco, come ad esempio danni tuono all'avversario, danni fuoco, danni vento, cura, eccetera eccetera, protezione, buff e tutto quello che è. Mentre invece le due reinforcement ability solitamente aumentano le statistiche del personaggio, come attacco fisico, danni elementali, cure e via dicendo. Quindi praticamente le reinforce ability le hanno praticamente tutte le armi e sono praticamente delle passive, letteralmente, che aumentano l'attacco magico, l'attacco fisico, le cure, la difesa, eccetera, eccetera. In base allo slot di equipaggiamento delle varie armi varieranno anche le potenze di queste abilità. Infatti, come detto precedentemente, in base a dove equipaggiate le vostre armi avrete più o meno dei diciamo potenziamenti per le statistiche e soprattutto dei potenziamenti per quanto riguarda anche le abilità. Vi ricordo che ogni personaggio potrà equipaggiare un'arma principale, un'arma secondaria e tre armi equipaggiamento, o comunque le tre armi sub, quindi le sub weapon, dove appunto vi ho messo anche un altro, diciamo un'altra tabella comunque molto rudimentale fatta da me, dove vi ho detto, dove vi ho scritto appunto tra parentesi core ability sì, quindi l'arma primaria e l'arma secondaria sbloccheranno le core ability, quindi che sono appunto le abilità vere e proprie delle armi, e poi stats 100% l'arma principale, 50% l'arma secondaria e 50% anche le armi equipaggiamento, quindi le sub weapon. Però le sub weapon, a differenza delle altre, non sbloccheranno le core ability. Quindi questa è una cosa molto molto importante. Detto ciò, per quanto riguarda le armi e le abilità, al momento non c'è nient'altro che ci interessa sapere. Proprio per avere un'infarinatura generale, queste sono le uniche cose che effettivamente ci interessa sapere al momento del gioco. Avremo modo comunque di analizzare il tutto un po' più approfonditamente, sia con i video che arriveranno dopo e sia poi con quando avremo finalmente le mani sul gioco e potremo esplorare al 100% tutto quello che vi sto raccontando in questo momento nei video. Quindi per il momento le cose importanti da sapere sono queste. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate, se vi sta piacendo questo progetto di avere un video al giorno dove vi spiego tutte le basi per arrivare preparati al gioco. E noi come sempre ci becchiamo con un prossimo appuntamento qui sul canale YouTube oppure in live sul canale Twitch. Bye bye!